Sabato 26 ottobre 2019, seconda giornata di campionato, San Valentino è il palcoscenico del derby di Cisterna tra il Macir Cisterna, che praticamente fa gli onori di casa, essendo la squadra praticamente, almeno da calendario, che gioca praticamente qui, ma ospita il Real Quadrifoglio, altra squadra proprio di Cisterna che gioca nello stesso impianto. Amici sportivi di Mondo Futsal, appassionati di calcio a 5, la più cordiale buonasera da Daniele Porcelli. Ponso, Perez, la finta con il corpo, poi va ad attrentarsi, va a tirare, il palo ribatte la conclusione, piazzata la barriera, prova, ci attaglia la risposta ancora poi sul secondo poi il tiro, ancora ci attaglia, poi recupera subito bene Loredi, esce fuori il tiro da parte di Annella, ribattuto, ancora una serie di finti, va a cercare di liberare Fofana, poi preferisce scaricare ancora indietro Perez, Iannella prova la conclusione, il pallo Ponso, Iannella e Fofana, un attacco veramente deciso, poi il tiro e c'è il gol del vantaggio di Mariano Iannella, stavolta dal calcio d'angolo, all'indietro Iannella, l'angolino basso deciso, il tiro via Perez, prova la conclusione, stoppata da Criscuolo, esce fuori molto bene, la dà al centro, poi prova a girarsi il giocatore troiano e non trova gloria, pallone fermato qualche metro fuori, ancora Perez, Fofana, 3-0, c'è sempre Criscuolo che però fatica perché vorrebbe giocare anche qualche metro più avanti, però come detto, poi il tiro di Fofana non trattenuto, Ponso, la palla alzata, Perez, ancora Ponso, vuole accentrarsi, vuole anche scaricare il tiro, lo fa in un secondo momento, poi alzando troppo la mira, Fofana è lì, è come un cecchino, non può sbagliare per il tris personale, ma è 5-0. Pastafero poi perde, Perez lo va a recuperare, poi il tiro da parte di Annella, c'è la deviazione, sta cercando gloria sulle sue conclusioni ribattute, poi il tiro, il palo, conclusione rabbiosa, se ne va, ma si fa recuperare il pallone da Maciucca, se ne va da solo il tiro di Suoli, ribattuto da Rizzato, non riesce poi del Macire con Criscuolo che si accentra, poi tira, ribattuto il pallone da Rizzato, poi c'è confusione e il tiro da parte di Troiano, il servizio in mezzo da parte di Pipolo, ancora Iannella in mezzo per Fofana, arriva provvidenziale recupero da parte di Criscuolo, la rimessa laterale, Fofana, Iannella in mezzo, Marini, Perez di prima intenzione, gira a rete Fofana, la palla fuori, l'arbitro va a controllare qualche dettaglio, poi dal fischio Perez direttamente verso l'angolino, praticamente annullato, buono sfallo intanto Piacenti, va a colpire, spalla alla porta, dopodiché si va all'intervallo, Ponso, c'è il fischio, parte la rincorsa, il tiro, lo scavetto e si chiude sull'8-1 con il gol di Ponso. Loredi subito in avanti, prova a girare adesso, prendere il pallone, troppo violento da parte di Bellisari, il tiro con il piattone di Ponso, Troiano strattonato, va anche a calciare, rialzarsi Portas, una fiondata, suo primo pallone della ripresa, Perez si accentra,
poi calcia in un secondo momento, c'è una deviazione, la palla finisce sulla traversa verso il tiro deciso di Iannella con il palo. Marini, Perez e poi scambia con Pozzo, mette dall'angolino opposto dove arriva Iannella ed è 9 tra le file del Real Quadrifoglio. Perez, Pozzo prova il diagonale ed è un gol anche per Pozzo. Sta recuperando Siniscalchi, all'indietro Perez, il tiro e supera la doppia cifra anche Perez, finisce a rete, rizzato Pozzo, Loretti, c'è il fischio, inizia la rincorsa di Piacenti, il tiro deciso, palla che buca, ancora ci attaglia, 12° gol, lascia il pallone a Pozzo che aspetta che i suoi compagni di squadra si distendano, poi il piattone da parte di Piacenti in due conclusioni del Real Quadrifoglio. Bellisari, Loreti respinge Rizzato, adesso ancora Criscuolo, e arriva invece il triplice fischio del signor Fidaleo che ha diretto questo confronto. La seconda giornata di campionato si chiude con una vittoria squillante da parte del Real Quadrifoglio, un solo gol subito, e salgono adesso a 23 le reti invece effettuate dal team guidato da Graziano Maratona.